Da Sasfè con Fabienne Suter, intanto per sapere com'è andata la tua estate negli allenamenti, sia fisicamente che sugli sci. Prima ho lavorato, dal maggio fino a giulio, ho lavorato in un parco avventura, ma avevo anche abbastanza tempo per fare allenamento fisico e mezzo agosto ho cominciato con sciare. Adesso abbiamo fatto già 20 giorni sugli sci, qua a Sasfè e anche in Zermatt. E sì, sono abbastanza contenta fino ad adesso. Niente Sud America, ti era già capitato? No, noi abbiamo pensato andiamo a Chilean, ma dopo il vulcano era attivo e per questo siamo rimasti qua. È andata bene lo stesso comunque. Sì, molto bene. Senti, della tua ultima stagione sei soddisfatta? Sì, la ultima stagione era molto bene per me. Purtroppo non potevo fare una gara, avevo una piccola incidenza. Ma sì, comunque era veramente bene con il secondo posto nella discesa. Sì. Dopo l'insevo non è così male, penso. Ti è mancata solo la vittoria, sì, no? Sì, questo mi innerva un po', ma posso provare anche questa stagione. Quindi adesso che obiettivi ti poni? E poi il gigante non lo farai più? No. Tu sei stata quarta in gigante a Vancouver, ti ricordo. Ma sì, adesso se concentrarmi bene sulla velocità, sul super C e discesa, ho abbastanza tempo durante l'inverno, forse per allenare un po', testare un po', e sì, riposare anche. E in mia età è già importante. E l'ultima questione, dietro ci sono giovani interessanti, no? Che vi spingono, Scalvedi, Danio, Maillard. Voi più esperte, vi veterane, come le vedete? Mi piace tanto allenare con i giovani, perché loro sono spesso molto attivi e sì, è bello giocare con loro, per esempio il pallavolo e queste cose. E anche in nostra squadra abbiamo tanti giovani e io sono per esempio la più vecchia anche in nostra famiglia, c'è tre piccole sorelle e allora conosco già questa situazione e mi piace, allora io mi sento bene così. Ho una camera da sola e se non va io vado lì e là c'è la tranquillità. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie mille. Ciao. Ciao.